Eccoci qui con i neo campioni del girone, i Rosenborg, che oggi hanno affrontato la seconda forza di questo campionato. Che succede? Il mio procuratore dice che l'anno prossimo non sogno più di Rosenborg. Attenzione, attenzione. Continua. E allora Rosenborg, oggi meglio con la minchietta di Salafia. Avete affrontato la seconda forza di questo campionato, i banalissimi. Avete perso, però oggi avete avuto... Come? Sottolineiamo la seconda forza. Vabbè, la classifica, io dico seconda forza per la classifica, non voglio poi... Oh, è ufficiale, l'anno prossimo sono coi banalissimi. Bravo, che ci hanno battuto, quindi vado in una squadra più forte. Come no, vabbè, attenzione, attenzione a quello che diciamo, ragazzi. Avete perso perché? Siete stati sfortunati? Pesavano le assenze come quelle di... Un insieme di cose. Oggi Magnato ha preso solo 4 pali. E se c'era 4 pali, il resto dei tiri gliel'ha tirati addosso. Basta che non li piglia ai playoff. Cioè, perché questa, diciamo, è stata una sconfitta indolore, diciamolo. Sì, anche. Però ho fatto dei Certo, una volta che fai 30 tiri ci mancherebbe che almeno 3 non certo, rifatti. Ha bagnato il suo premio, ormai se l'è preso, il capocannoniere se l'è preso, quindi almeno, voglio dire, il campionato che ha fatto è stato quasi perfetto, voglio dire, se non se lo pigliava l'unico di pallone d'oro è da Mireo, pallone d'oro è da vedere, tutto vaccinato Giovanni. Comunque c'erano troppe assenze, loro sicuramente hanno giocato bene, ma se sono secondi, hanno perso anche oggi, se sono secondi no abbiamo perso. Avete perso voi, come avete vissuto quello splendido gol di Richel l'ultimo, che si è marcato un po' tutti. No, veramente l'abbiamo... Perché bell'anno era un po'... Che in teoria scusami, secondo te come l'abbiamo preso? Talmente è stato bello che ci siamo fermati tutti a guardarlo. Proprio, non l'ha toccato nessuno. Comunque, loro hanno il loro fenomeno, voi avete il vostro fenomeno. Non so se... Non credo che ci sia la possibilità di incontrarvi in finale, però magari ai playoff sarà sicuramente un'altra gara, no? Me lo auguro. In casa, se vi incontrate. Noi me lo auguro. Noi siamo un'altra squadra. Sono in finale. Avevamo troppe assenze in difesa. È un infortunio grave di Buffa che ha fatto i primi 10 minuti. Dopo di che ha dato il cambio a Dani. Lui è rientrato, non si è sentito nemmeno lui di continuare la partita. E siamo entrati tra attaccanti. Bellano solo in difesa. Infatti, ti abbiamo visto. Abbiamo visto. Almeno io che ho commentato la partita, ho visto Abbagnato un po' solo lì davanti. E tu, diciamo che sei la sua spalla un po' arretrata. Se parli con Abbagnato, dice che ha corso tutto il tempo. Ma infatti, io ho giocato praticamente da lì. Ho giocato 40 minuti. Il difensore insieme quanto a Michele. Onestamente, i difensori che mi lasciano gli attaccanti soli dentro la rete di gol. Sì, però la nostra partita con tutti i giocatori adattati l'abbiamo fatta. Perché comunque siamo andati a rete, abbiamo attuato tutte le loro giocate, perché comunque loro là davanti sono agili, hanno una gran tecnica. Io e Michele ci siamo dati da fare. Giovanni si è dato da fare, Dario quando è entrato si è dato da fare, ma non siamo riusciti a risistemare la partita. C'è stato un momento in cui potevamo pareggiare, poi abbiamo preso un altro gol e la partita è finita. Va bene. Secondo me ai playoff e in fine di Coppa di Lega ci sono più. Sapete già chi incontrerà proprio sulle playoff? I Bayern forse. C'erano i Bayern piazzati che, tra l'altro i Bayern vi hanno battuto nel girone, se non ricordo male. Sì, ma poi sì. Li abbiamo battuti in Coppa di Lega. Ma in Coppa di Lega. A proposito di Coppa di Lega, non è che questa sconfitta magari avevate già la finale, avevate già la testa alla finale di Coppa di Lega col quarto palo? Noi cerchiamo di affrontare ogni partita è a sé per noi, però c'erano troppa assenza oggi. Sicuramente in fine di Coppa di Lega ci sarà tutta la squadra, quindi ci sarà il divertimento. Io la vedo un po' diversamente comunque. Comunque, secondo me ci manca ancora un po' di testa. Siamo troppo ansiosi quando dobbiamo fare. La prova di maturità sarà proprio in questa finale. Infatti. Il turno in semifinale che abbiamo fatto contro gli Elfish, infatti è una partita secca, ma abbiamo giocato in maniera splendida. Oggi niente, sarà che forse la partita era meno importante, perché essendo già primi del girone, avendo vinto, può essere che la tensione, diciamo, un po' calata anche per questo. Invece con gli Elfish ci dovevamo giocare tutto e quindi abbiamo uscito fuori gli attributi. Non lo so. Comunque. Gli attributi. È tutto italiano è rovinato il discorso di Salah. Non ha importanza, non ha importanza, perché tanto lui ha rovinato la mia giornata perciò è Bellano già se l'ha rovinata stamattina che ha perso la maglietta. Infatti il fatto è che Bellano, finché non gli dici niente, dice vabbè Gio, che potevo fare. Appena gli ho detto lo fai girare sempre, ti giri sempre ogni finta che fa Riccioli, da quel momento in poi Bellano non l'ha fatto muovere. Però scusa, non è facile fermare uno come Riccioli. Bellano l'ha dimostrato, però appena ha cominciato a giocare però l'ha fermato. Ne ha fatti più tiri Riccioli, no. Ne ha fatto uno solo che mi ha tirato sui piedi e basta. Quando gli ho detto che si girava troppo ogni finta.
Quindi Vellano bisogna strigliarlo un po' di più. Secondo me è un po' troppo sicuro di sé. Minchi, cosa vuoi dire? Che è un coglione. Va bene, dai. Allora ragazzi, non vi faccio gli auguri perché noi ci rivedremo martedì. A proposito, un grosso in bocca al lupo per la finalissima. Grazie. Ci vediamo martedì allora, ok? Fazzere un cornuto, sottolineiamo e sottoscriviamo. Va bene, riprendo il messaggio. Ciao ragazzi, ciao. Banalissimi. Oggi finisce il... Un 2010 trionfale per i banalissimi. Chi? Un 2010 trionfale. Sicuramente. Tra l'altro oggi avete battuto i neocampioni del girone. È stata una bellissima partita. No, è però. Sì, fatto gol. Tra l'altro siamo un po' preoccupati per la tua gamba, no, ci hai fatto seriamente male. Oh, un complimenti per il gol. Fiorelli oggi ha segnato. Ho fatto un inserimento bestiale. Per carità, bellissimo il tuo gol, però sicuramente Riccio ti ruberà la scena. Non solo per la tripletta, ma per l'ultimo gol che ha fatto davvero. A culo. Sì, a culo, è marcato pure casa sua. Non so manco lui come l'ha fatto. Infatti, manco lui. Si è ridato la palla sui piedi così. Comunque è stato sicuramente un bel duello anche quello con Abbagnato, due fenomeni in campo. Diciamo, è stata una bellissima partita e oggi avete dimostrato di non essere inferiore a Rosenborg. Chi ha mai detto? Ma chi si è mai sentito inferiore? Dico, però la classifica lo dice. Sì, però vabbè, sì, certo. Hanno fatto più bonus loro, la verità è questa, perché poi a quanti fatti non c'è senza i bonus. Appuntamento diciamo per il ritorno nelle fasi finali? Sì, certo. Vabbè, in finale ci posso incontrare. Esatto. Con il Rosen. Vabbè, noi abbiamo la finale con i Portopalo, con i Lions, tutti. No, i Portopalo con i Lions non possiamo. Ma volete una finale con i The Lions o con i Rosen? Con i Lions non ci possiamo perché per combinazione. Ah, vero. Non ci possiamo incontrare in semifinale. Già, mica ha fatto i calcoli. In semifinale. Semifinale con i Lions e in finale con i Rosen. Gian Giuli, come va la gamba ora? Bene, alla fine. Niente, a me piacerebbe anche incontrare gli Spice, che sono gli che ci hanno battuto. Oltre i Bubble. C'è questa possibilità, vero? Io per di no, devo essere sincero, però. Gian Giuli teme gli Spice. No, anche a me mi va. Comunque, cosa avete detto? Cosa avete detto a Ricci dopo aver fatto quel gran gol? Chi ha gol? Questo è fuori classe. È lui che ha detto. Lo volevo fare. Anche Barone a segno oggi. Sì, anche lui uno dei migliori in campo. A un certo punto non poteva segnare più, ha preso tutto pure Salati e ha fatto una parata alla fine. Beh, merito anche di Paolo che ha preso troppo forte. Dov'è? Se n'è andato, scappato. A ballare adesso possiamo sfottare. Esatto, è un coglione, lo do. Già avete fatto i calcoli per diciamo sì, chi affronterete. Per il Natale io ho speso troppi soldi. Ah, no, Michele ieri ha perso 140 euro a dadi. A dadi. Con me. Come fatto a perdere? Ora. Chi ha fatto? A dadi. Il gioco ti prende. Come fai? No, perché 140? Perché non aveva più, non poteva spendere altri fondamentalmente. C'erano le mutande di casa mia. Comunque, sapete già chi affronterete playoff? Ecco qua, no, brutta la maglietta però. L'Inter prende 2-0. Con gli africani prende 2-0. Riccioli, allora dato che sei qui davanti a me, quel gol lo volevi fare o non lo volevi fare? No, non l'ultimo gol. Ma ti sei marcato il tuo pisello, ti hai fatto la sega. Dov'è sta felpa? Chi è quel negro? Ma che cosa la voglio? Non è un fratto. Serissima, beh. Pubblicità occulta. Regalo di Natale, l'ha regalo loro. Chi è quello a sinistra? Va bene, dai, salutiamo i banalissimi. No, aspetta, 5 minuti. Stiamo chiacchierando. Devo intervistare il Rosenborg. No, aspetta, 35 minuti che premura. È un po' di premura. È Natale. Lo so, tutti più buoni. A proposito, avete fatto gli auguri davanti alla telecamera Ivan? Sì. Tanti auguri. Allora li fate anche qui gli auguri. Ciao, la rifacciamo. No, li fate qui. Ah, stavo c'è Ridolfo qua. Ho detto uno dei in campo. Ogni giorno sbaglio i nomi. Come lo chiami? L'ho chiamato Rinaldo, Ridolfo, Rumpola. Rumpola, quello rimane storico. Quello rimarrà storico. Va bene, dai, complimenti ai banalissimi, gli auguri di buon Natale. Complimenti anche al cane che ha fatto la caccare. Che cos'è? Va bene, ma che è qua? Che succede? Vabbè, ci salutiamo. Ciao, auguri ragazzi, ciao.